Parliamo di quelli che sono stati i bandi di assegnazione di alcuni impianti sportivi del comune di Arezzo. Come si è svolta la procedura? Ci sono novità e quali impianti verranno poi assegnati in futuro? Ma guarda, io credo che quest'estate col bando dell'agosto per l'uso delle palestre siamo riusciti ad accontentare le richieste di gran parte delle società sportive che utilizzano le palestre comunali, quindi tutti gli sport dal basket alla ginnastica ritmica. Credo che siamo riusciti a coprire questa domanda meglio dell'anno scorso. Dopodiché ancora molto c'è da fare, soprattutto sulla manutenzione lo dico chiaramente, è inutile girarci intorno. Io credo che dovremo lavorare nei prossimi anni per un new deal degli impianti sportivi, perché gli impianti sportivi necessitano di una profonda manutenzione e quindi dobbiamo investire delle risorse, anche se al momento non ce ne sono, ma trovare il modo di intercettarle, perché gli impianti sportivi sono luoghi socialmente importanti e necessitano di profondi interventi di miglioramento. Detto questo, proviamo ad andare avanti, ripeto, avendo risposto, credo, sufficientemente bene alle richieste delle società sportive per l'uso delle palestre. E per quanto riguarda invece la situazione del nuovo campo di atletica? Ma lunedì scorso lo abbiamo aperto ufficialmente, è iniziato a essere frequentato dagli atleti, dalle scuole la mattina, quindi tutto credo stia procedendo per il meglio. Mancano ancora le nuove attrezzature, quindi per il momento abbiamo portato là le attrezzature del vecchio campo scuola. Attendiamo anche qui entro la fine dell'anno, credo, l'arrivo delle attrezzature nuove, acquistate grazie all'intervento della Regione Toscana. Purtroppo la lentezza di tutto ciò è dovuta a meccanismi burocratici. Il finanziamento della regione è deliberato a fine luglio, la provincia che è capofila del progetto, il comune che è gestore. Immaginate che in tutto questo caos di istituzioni il processo si rallenta in maniera terrificante. Quindi spero a questo punto, intanto l'abbiamo aperto e quindi questo è sicuramente un primo passo importante. Entro la fine dell'anno avremo la strumentazione nella palestra e nello spazio esterno. Quest'anno, tra l'altro, avete dovuto rispondere anche alle esigenze delle scuole. Abbiamo dovuto rispondere anche alle esigenze delle scuole, perché anche qua abbiamo una competenza amministrativa istituzionale che ancora è della provincia. La provincia, cioè quella delle scuole superiori. La provincia si avvale delle strutture del comune perché quelle della provincia non bastano. Abbiamo però da accontentare anche le richieste del mondo della giostra, di un quartiere che da sempre, da troppi anni, non ha una sua sede. Quindi purtroppo ci siamo trovati nella condizione di dover riconoscere l'utilizzo di una palestra, poi chiamarla palestra è una parolona perché non è in grandissime condizioni, al quartiere, e abbiamo trovato una soluzione per il liceo classico in un'altra struttura, quella la palestra comunale gestita dalla società Petrarca.